Adesso parliamo di una questione rimasta aperta in questi giochi olimpici, quella dell'inquinamento ambientale, particolarmente critica quella delle acque che il governo brasiliano aveva promesso di risolvere. La nostra inviata è andata nella baia di Guanabara con un esperto, vediamo. La veduta aerea del parco olimpico di Barra da Tijuca, circondato dalla laguna di Jacarepaguá e dai fiumi che vi confluiscono. Il comitato organizzatore e il comune di Rio de Janeiro si erano impegnati a bonificare tutta la baia di Guanabara, sulla quale si affaccia la megalopoli con le sue favelas e i suoi 12 milioni di abitanti. L'operazione realizzata è solo di facciata, polvere sotto i tappeti, una ripulita veloce. Ancora ieri, intorno al tratto di mare dove si è svolta la gran fondo di nuoto olimpica, c'erano sostanze nocive sversate in acqua, proprio accanto all'arpoador di Ipanema. Mario Moscatelli, nato a Rio da genitori italiani, docente universitario e biologo, da anni denuncia la condizione della laguna e la contaminazione di tutta la zona. Con lui raggiungiamo aree che sono una vera e propria latrina, un pugno di chilometri dagli impianti olimpici. In che condizione è la baia di Guanabara? In diversi punti terminale, perché riceve troppa fogna e l'acqua, non c'è più acqua, c'è solo fogna. Quanti fiumi vengono sversati nella baia? Sono 55, però dei 55, 49 sono morti per la fogna. Morti che significa? Ossigeno zero, qualche cosa che ha bisogno di ossigeno dentro l'acqua non vive. Cosa doveva essere fatto per le Olimpiadi? La costruzione di unità di trattamento di fiumi per blindare questi 8 principali fiumi che sono fogna pura, per non arrivare nemmeno fogna, nemmeno la sporcizia nella baia. Hanno costruito appena una e questa una non funziona. Abbiamo visto le prove di nuoto di fondo nel mare davanti Copacabana che si sono svolte proprio dopo un giorno di pioggia. Questo cosa significa? Le autorità brasiliane dicono che 24 a 48 ore dopo la pioggia deve evitare la spiaggia. Ossia, le persone che si hanno messo nell'acqua prossimo alla spiaggia sempre ha il pericolo di prendere qualche malattia. Che malattie si prendono e che virus si trovano? Puoi avere potenzialmente l'epatite A, la congiuntivite, la otite, problemi di pelle. Cosa si può fare per migliorare questa situazione che è un danno ambientale enorme e quanti anni ci vogliono? Per le lagune di Jacarepaguá almeno 15 anni per una recuperazione totale e nella baia di Guanabara 25-30 anni. Quanto denaro ci vorrebbe per mettere in sicurezza questa zona della laguna di Jacarepaguá e quella di tutta l'area della baia di Guanabara? Sì, quello che hanno speso nell'arena di Maracanã, 1 bilione di reali, un miliardo di reali, sarebbe il necessario per recuperare queste lagune. Nella baia di Guanabara almeno 25 miliardi di reali. Le bollicine sono sinonimo di veleno, sostanze tossiche sprigionate dai sedimenti sottostanti. Acqua bassa, basta infilare un remo per tirar fuori il liquame, l'aria è irrespirabile. Moscatelli si è appellato a tutti, gli resta l'ultima strada. E l'ho chiesto di avere un contatto con Papa Francesco, perché questo papato ha una preoccupazione con questa questione ambientale. Sì. E finora sto aspettando il contatto per andare a Roma e dargli al Papa questo documento che dimostra la degradazione dell'ambiente qua a Rio de Janeiro. C'è un'ultima ora prima di